Ma adesso vi faccio vedere la roba proprio pazzesca. Road closed. Perché sta l'acqua? Che è successo? A me queste situazioni così rustiche, così da officina, mi piacciono un casino. Ragazzi, che meteo! Pazzesco! Vieni Luci! Ragazzi, ha piovuto tutta la notte, ma non pioggerellina, diluvio universale. Cioè, qua è tutto bagnato. Ci sono pozze, laghi nuovi che prima non c'erano. Siamo a Tillamook in Oregon. Oggi il meteo sarà terribile, tutto il giorno così. Quindi noi ci fermeremo qua perché consentono di rimanere anche 2 giorni. Se chiedi, dice che forse puoi rimanere anche di più, però devi chiedere. Però di default 2 giorni. Per ringraziare di questa ospitalità andiamo a fare la colazione. Andiamo a vedere il Blue Heron che cosa offre per la colazione, visto che ieri sera stavano chiudendo. Insomma, ci sembra giusto per ringraziare. Che meteo invernale! Freddissimo! Questa mattina ci ha svegliato il gallo, un po' come succedeva alla cage, e andiamo a salutarlo. La gallina scappa. No, c'è un'altra lì. Ma qua questi sono tacchini. Ci sono pure i tacchini. Bene ragazzi, ci siamo seduti, abbiamo preso una colazione abbastanza abbondante, quindi... Però la cosa interessante è che ci domandavamo come fa la gente a trovare questi posti dove poter rimanere. Abbiamo scoperto che loro fanno parte di un circuito che comprende tante strutture che accettano i campeggiatori, come abbiamo fatto noi questa notte. Noi siamo arrivati per altre vie. Però insomma è interessante anche questa opportunità, noi non l'avevamo mai valutata. Bene, si impara sempre qualcosa. Tac. Allora, Lucia si è presa una macedonia di frutta con granola e yogurt. Sotto c'è lo yogurt. La sua non è così strapesante. Io mi sono preso uno scrambled egg e bacon burrito. Questo significa che sarò a posto per tutto il giorno. Inizio la mia giornata con questo burrito. C'è anche la salsa tabasco. Che burrito bello pienozzo. È bello iniziare la giornata così. Nel frattempo qua ci sono i galli che cercano riparo dalla pioggia. C'è qua attorno all'angolo sotto la tettoia. Ve l'ho detto, siamo a Tillamook in Oregon e questo è ciò che succede praticamente ogni anno. Okay, so in the front of the parking lot is better. Yeah, it's higher up there. Okay, thank you. Thank you. No problem. We move. Okay, we're taking full transit moment. Yeah, just transit. Okay, yeah. Okay, thank you. Che è successo? Dicono che è meglio che ci muoviamo perché ha tutto il giorno e probabilmente il fiume strariperà e quindi ci dobbiamo spostare un po' più indietro. Ma dove? Dicono qua vicino al negozio, un po' più alto, non dovrebbero esserci problemi. Ah, ottimo. Quindi il generatore lo devo tirare dentro. Ci dobbiamo spostare. Ragazzi, stavamo per andare a dormire ma ci hanno bussato alla porta e ci hanno detto che è meglio che ci spostiamo perché è arrivata la protezione civile, un messaggio della protezione civile con scritto che probabilmente questo fiume questa notte straripperà e quindi ci hanno detto di spostarci là, che è un po' più alto, lì non ci dovrebbero essere problemi. Quindi infatti anche gli altri camperisti che sono qua si stanno spostando e vabbè, io ho anche acceso il generatore, tutto metterò via. Ragazzi, effettivamente qua la casa qua è tutta allagata. Effettivamente è un sacco d'acqua. Ragazzi, buongiorno. Guardate il fiume che ha straripato fin dove è arrivato.
effettivamente se fossimo rimasti lì saremmo stati un po' in difficoltà con l'acqua questa mattina. La strada di accesso a questo posto è sommersa. Nella parte più bassa la staccionata è quasi sparita. Ta-da! Ragazzi, certo che qua comunque le previsioni funzionano molto bene e tra l'altro ho visto che c'è anche un sito di una sonda che è messa qua vicino nel fiume che sta qua accanto, che mostra la crescita e anche una previsione. Adesso siamo poi in una fase calante. E comunque questa situazione mi ha incuriosito abbastanza e sono andato a leggere ed effettivamente questa è una zona molto particolare dove queste cose capitano praticamente tutti gli anni. Infatti un po' tutti i cittadini sono anche abbastanza impauriti e anche un po' stufi di questa situazione, perché ci sono diversi fiumi che convergono qui e si gettano poi nell'oceano, e quindi è una zona soggetta a queste esondazioni dei fiumi. E guardate là, la staccionata è quasi coperta, ragazzi, e quindi lì parliamo almeno un metro d'acqua là. E noi ragazzi eravamo proprio lì alla faccia. Ragazzi, qua c'è il recinto degli animali, ma a metà sono sommersi, non c'hanno più tanto spazio. Guardate. Fortunatamente quella parte è un po' più sopraelevata, loro rimangono lì, ma sono tutti fermi lì, non sanno dove andare. Sai che mi piace tanto l'acqua, se ne sta lì, in casa. Fortunatamente qua non si allaga. It's quite common to have this kind of flooding here. Oh yes, when it rains this much? Yeah. In fact, sometimes you can't even get in past Fred Meyer because it floods so much, yeah. Wow. Yeah. Bene ragazzi, noi non prenderemo la via Impervia perché qua dietro c'è un altro ingresso che è un po' più rialzato e quindi si dovrebbe riuscire ad uscire molto più semplicemente senza rischiare nada. Ma vediamo un po' dove siamo nella mappita. Ci troviamo in questa parte bellissima dell'Oregon che abbiamo iniziato ad esplorare dalla storia e siamo arrivati fino a Tillamook, dove siamo adesso, che abbiamo capito essere una zona di esondazione di fiumi. Ma ora ci spostiamo, proviamo a prendere questa strada interna e andare in direzione Portland, perché molte delle cose che abbiamo ordinato sono arrivate. Sono già nell'Amazon Locker ad aspettarci da un paio di giorni. Deve arrivare ancora una cosa che dovrebbe arrivare oggi. Speriamo che sia così, anche perché Quaid invece ci ha avvisato che sono arrivate anche le cose che ci servivano per fare le modifiche, ovvero le porte dei gamoni, e quindi possiamo andare da lui a fare il lavoro. E dobbiamo farlo in una finestra temporale ben precisa, perché regà, qua il problema è la pioggia e il freddo, e abbiamo, sembra, un 2-3 giorni di finestra la prossima settimana che dovremo ancora sfruttare, quindi vamos a trabacare. Io mi preparo con la cerata perché vamos, proviamo a prendere l'uscita delle retrovie. Salutiamo questo posto? Sì, siamo stati bene, anche se ci siamo allagati. Però ci ha dato un buon rifugio. Usciamo dalle retrovie. Ormai siamo quasi a un metro d'acqua. Nell'angolo, fa la curva. La pecora non esce. Poverina. Ciao! Fattoria del formaggio. Poverine. Ci sono anche i maiali. Ci siamo. Questa uscita secondo me l'hanno fatta dopo, sapendo che lì ogni tanto si allaga. Guardate il camion sott'acqua praticamente. E tra l'altro è proprio questa parte qui dove c'è più acqua. Vedete anche qua sulla strada? È tutto allagato. E infatti la signora prima ci diceva che qui è una cosa che capita, e quando è di più addirittura qui non riescono proprio a passare lungo la strada. Il fiume qua a livello del ponte, più alto del ponte. Ma qua c'è la strada chiusa. Road closed. Ah! Qua la strada è chiusa. Road closed. Perché sta l'acqua. E qua il parcheggio è tutto inondato. Dove si va?
Quindi? No, non ci sono cartelli che indicano come aggirare questo problema. C'è un'altra strada che abbiamo visto dalla mappa, fa un giro un po' più largo, vediamo se si riesce. Questa strada passa tra l'altro di fianco proprio un altro fiume grande, che era un altro di quei fiumi in allarme. Questi hanno una casa qua. Qui ragazzi c'è un altro argine, l'acqua arriva fino qua. Questa casa, se quest'argine cede... I'm gonna let the sunshine in the day. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in the day. And I will leave my windows open so that I can hear the sound of people talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Spread my wings so I can fly. Questa è la strada per Tillamook e là c'è il cartello che è chiuso. Noi in pratica, essendo rimasti a dormire lì, eravamo già dentro la strada chiusa per allagamento. Ecco perché non c'erano i cartelli. Sì, eravamo già dentro. Andiamo via da questo posto. Non che non fosse stato bellissimo e accogliente, ma perché se piove ancora qua ci rimaniamo per tanto. Racconti. Abbiamo visto delle foto degli anni passati. Hanno dei bei problemi qua. Sì. I'm gonna let the past stay in the cold. Continua a piovere a secchiate proprio, a secchiate. In queste situazioni notiamo un po' qua come sono preparati per queste cose. Intanto all'inizio di questa strada c'era scritto che se un semaforo lampeggiava e lampeggiava vuol dire che c'era il rischio di landslide, ovvero di valanghe che sono provocate da questa forte pioggia. E poi su questa strada c'è il canale CB dedicato. Se sei un bus o un camion puoi monitorare il canale 17 e senti se c'è qualche problema o qualche cosa. È un modo per tenere un po' tutto sotto controllo. Un tappeto di foglie, guardate qua. Ma pian piano stiamo prendendo quota. Il meteo sembra leggermente migliorato. Piove un po' meno. Chissà, in direzione Portland, se vedremo spuntare un raggio di sole. Ora siamo a 400 metri. Mancano circa 80 km alla città. E tra l'altro lì abbiamo anche un appuntamento con un membro dell'equipaggio che ci ha trovato un posto dove rimanere questa notte. Che non è proprio facile, essendo una grande città Portland. Quindi vogliamo provare ad andarlo a trovare e vediamo cosa succederà poi questa notte. Questa zona umida qua a fianco è piena di piccole anatre. Insomma, non è facile la vita in camper da queste parti con questo meteo, però dobbiamo dire che offre anche la possibilità di vedere delle cose un po' particolari dal punto di vista dei colori, ma anche dal punto di vista paesaggistico. Anche tanti problemi, ci si rende conto di cose che in condizioni normali si farebbe fatica a comprendere. Qua ci sono anche tra l'altro diversi vigneti. Ci sono un po' i cartelli che ne pubblicizzano la presenza. Va bene ragazzi, ma ci troviamo alla periferia di Portland e prima di entrare nel casino della città ci fermiamo perché dobbiamo fare qualche commissione, tra cui fare la lavatrice, perché è da parecchio tempo che non la facciamo. Ancora non ci sono assolutamente le condizioni per usare la nostra. Bene ragazzi, lì c'è la laundromat, Lucia sta andando a lavare tutte le nostre cose e io ne approfitto un po' per lavorare al computer. Laundromat fatta, adesso ci spostiamo, andiamo verso Portland dove ci aspetta questo nostro amico e dove forse troveremo anche parcheggio. Hey,
venuto un attimo un raggio di sole, ragazzi, ha illuminato le piante qua di fronte, sono apparsi dei colori fosforescenti incredibili. Qua inizia il casino, se la sbagli non la racconti. C'è gente che gira tra i meandri di queste strade da settimane, che non trova la via d'uscita. Speriamo di non fare la stessa fine. Luci, vai. Io navigo. Qui adesso si passa sul ponte a doppio piano. Da sopra ci sono macchine da giorni per me. Anche qua ci sono diramazioni in tutti i sensi, se sbagli strada non avevi più. La prima tappa la facciamo da Amazon, che è tra l'altro vicino poi dove ci fermeremo. Qua comunque a Portland, ragazzi, avevamo trovato più o meno la stessa situazione di quando siamo venuti la volta scorsa. Sono un sacco di senza tetto e sono messi tutti in queste strade che sono al di fuori della gestione comunale. Ed eccoci qua a ritirare i nostri pacchi. Amazon Hub dovrebbe essere là dentro da qualche parte. Alla fine, col fatto che qua in Oregon non si pagano le tasse, abbiamo comprato le cose che dovevamo prendere da tempo. La gestione della logistica è una delle cose più complicate del nostro viaggio e Amazon a volte, dobbiamo dire, aiuta, però non è che sempre si riescono a trovare i locker nelle zone più remote, e anche quando abbiamo un indirizzo di qualche amico non è sempre facile utilizzarlo perché dobbiamo organizzarci bene coi tempi. Ragazzi, praticamente questo qua è un deposito. Sto generando il codice per ritirare la roba. È enorme. Io vorrei diventare un esperto di logistica un giorno, perché io gli ho dato il codice, ha girato l'angolo e in questo posto enorme la roba stava già lì dietro. Io non ho capito come ha fatto. Infatti c'è stato un attimo di misunderstanding per capire se questa era la nostra roba. Tra l'altro io questa non pensavo fosse così grossa. È vero che i packaging di solito non rispecchiano ciò che c'è dentro, ma io giuro, ciò che c'è dentro quella scatola non ha, assolutamente non pensavo fosse così grande. Beh, questo posto si trovava alla periferia, in tutta questa zona industriale ci sono un sacco di attività grosse. Ci sono officine di camion, officine che vendono rimorchi per camion. Cose veramente pazzesche. Ci sono anche le officine dei pick-up pistolati, la stazione di servizio con l'ingresso privilegiato per i camion. Il negozio di gomme per i camion, il negozio di container e anche container abitativi. Gomme pazzesche per i muletti, per i camion, per i trattori. Container abitativi, niente male quelli là, eh? Container abitativo valentinabile, guardate qua. Come spesso accade quando ci invitano, abbiamo sempre un po' il dubbio che non si capiscono bene le dimensioni di Valentino. Qui ci troviamo in un residence e abbiamo il permesso di parcheggiare qua. Adesso tutto sta a capire se si erano percepite le dimensioni. Bene ragazzi, noi ci siamo piazzati, adesso aspettiamo il nostro amico Alex, che dovrebbe essere qua dietro e è andato a prendere la giacca. Ci ha dato il pass che abbiamo appeso lì sopra. Eccolo, Alex, il nostro ospite. Ciao a tutti. Adesso andiamo insieme a fare una passeggiata qua dietro, a vedere le houseboat. Ragazzi, guardate qua. Noi abbiamo fatto quel ponte e le avevamo viste. Sono tantissime. Qui ci sono tutti degli ormeggi, ma qua avanti sono tutte case. Tutto lungo questo canale, tutte case galleggianti. Incredibile. Ragazzi, guardate le case che ci sono affacciate su questo canale. Hanno il giardino privato, ma non è poi così tanto privato. Nel senso che è delimitato solamente dalla striscia di terra, dove non c'è l'erba. Non vedo molta privacy in questo posto, però devo dire che è veramente carino. La vista qua di fronte è questa. Cioè, ragazzi, guardate qua. Casa con barca a vela ormeggiata al fianco. Guardate che bel marciapiede, che poi è un molo. Bellissimo!
Questo è l'ingresso di questo condominio. Perché poi alla fine è un condominio, Questo è il Boy One. Uno dei tanti che c'è qua. Questo è l'elenco delle case. Probabilmente servirà a chi deve consegnare la posta. Allora, qui negli Stati Uniti i prezzi sono sempre altissimi e come sapete, quando c'è la possibilità è bello vedere quanto costano le case. Qui abbiamo una casa rimodellata, steam to stern, che è al 429 di Bridgeton Road, casa galleggiante a $269,000. Attenzione, compresi due parcheggi, Questo è l'interno, è roba. La casa è proprio in questo condominio. Dovrebbe essere la numero 9. Andiamo a vedere da fuori. È questa. Infatti c'è anche il cartello là di fronte. For sale. Posizione finale con molo davanti. $269,000. Questa casa qua. La roba, raga. Oggi il dollaro vale di più che l'euro. Comunque noi stiamo guardando le case galleggianti. Però qua di fronte, guardate, è molto particolare questo posto. Le case sono pazzesche, sia quelle galleggianti che quelle no. Però guardate che mezzi ci sono parcheggiati qua di fronte. Sbam! Raga, non è un Bigfoot, anche se potrebbe sembrarlo. È altissimo. Se devi controllare l'olio hai bisogno della scala. Devi aprire il cofano, lanciarti dentro e guardare il livello dell'olio nel motore. Non la usano tanto, ci sono le ragnatele. Le ruote larghissime. Ma adesso vi faccio vedere la roba proprio pazzesca. La marmitta. Cioè, guarda il tubo della marmitta. Cioè, raga, il tubo della marmitta. Cioè, raga, cioè, guarda che roba. Ma ti rendi conto? Se apre l'acceleratore sotto una galleria, viene giù la montagna. Ma tra l'altro non serve a niente perché il tubo poi là è più piccolo. È una campana. Com'è? È incredibile, incredibile. Sono fulminati questi momenti. Effettivamente Lucia poneva il problema più semplice. Ma come fai a salire? Cioè, hai bisogno della scaletta come nel camper. Come fai a salire? Cioè, no, adesso a parte tutto, non è uno scherzo, come fai? Devi buttarti sulla gomma. Iron Cross. Un mezzo assolutamente inutile, però bello. Cioè, guardate qua. È un Bigfoot. Corteschio, raga. Proprietario non si scherza. De ferro. Cioè, incredibile. Alcune sono così incastrate che, oltre a non avere il posto barca, quasi si fatica a capire che galleggiano. Questo è il gatto di quartiere. E abbiamo scoperto che questo è anche un gatto particolare. È quello che ha le zampe dei gatti di Hemingway. Guardate che strane le zampe. Gatto di Hemingway. Che gatto? Vuoi andare sul fuoristrada? Eh? Vuoi andare sul fuoristrada? Ragazzi, villa a tre piani galleggiante, con barche ommergiate davanti e dietro. Incredibile vedere queste case in mezzo a tutti questi alberi di barche a vela. Ma non ci sono solo case pazzesche che tu dici mamma che paradiso di casa. No, ci sono anche quelle che fai fatica a capire se sia il garage di qualcun altro. Allora, c'è questa a destra che è di dimensioni piccole, però dai, si può fare. Ma quella a sinistra, lì, che è, non so, ci mettono dentro le scope, i scopettoni delle case davanti. Non si sa. Buongiorno equipaggio, benvenuti a bordo e benvenuti qui a Portland, o meglio, nel parcheggio di questo residence che ci ha dato ospitalità questa notte e dove soggiorna il nostro amico Alex, un italiano che è qua per lavoro per qualche settimana e che ci ha contattato e con cui abbiamo passato il pomeriggio ieri. Guardate qua sotto che foliage, che colori ragazzi! Il meteo non è così tanto fantastico, è veramente brutto anche oggi, però sembrano esserci grandi prospettive per il futuro, soprattutto per la settimana che viene, qualche giorno di sole, e noi ne approfitteremo per finire i nostri lavori perché dobbiamo tornare da Cade a Olympia, che sta relativamente vicino da qua stando alle proporzioni degli spazi statunitensi, e quindi dobbiamo andare subito per sfruttare questo momento di buon tempo. Alex è venuto a fare colazione con noi, o meglio, a provare il nostro caffè perché ha detto che non poteva farne a meno. No, non è vero, non ha detto così, noi l'abbiamo
costretto a venire a provarlo. Famosissimo caffè di Simone. Facciamo bollire l'acqua, adesso lasciamo decantare un po', cerco di farlo al meglio delle mie possibilità. E poi vedremo il verdetto di Alex sul nostro caffè. Sarò severo, severissimo. Dai, voglio così. Come ti sembra, Valentino? Esattamente come nei video, diciamoci... Diciamo questo, le dimensioni sono rispecchiano esattamente come quando uno lo guarda nei video, e perché appunto ci siete voi che date la proporzione, no? Quindi rispetto alla realtà è esattamente come me lo aspettavo. Solo fuori pensavo fosse leggermente più piccolo, invece è maestoso, enorme. E questo capita sempre. Enorme. E uno se lo aspetta, magari invece è realmente giant, come si dice qua. Bello, bello Valentino. Test caffè. All'olfatto a quel... non lo so. Com'è? È buono questo caffè. Dai, non è neanche altro... bevuto. No, l'avevo già assaggiato prima. L'avevo già assaggiato prima. Grazie. No, è buono. Ora possiamo anche uscire e vedere cosa c'è qua fuori. Alex ci ha salutato che doveva fare la lavatrice e noi ci prepariamo alla partenza. Che belle tutte queste foglie, sono veramente magnifiche. Sembra un tappeto. Piove. Salutiamo il parcheggio dell'hotel, sono stati molto gentili a ospitarci. Situazione un po' spiacevole qui alla periferia. I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Ormai è qualche giorno che viaggiamo con il riscaldamento della cabina acceso, perché le temperature fuori sono troppo basse, quindi... Ragazzi, qua negli Stati Uniti a volte succedono cose incredibili che ci fanno piacere. Diesel 514 allo Space Center. E ci siamo fermati al volo, il 5.14 per il momento è un buon prezzo. Il cartello era altissimo e siamo riusciti a vederlo prima che ci fosse la deviazione. Questa dei cartelli e dei prezzi esposti è una roba che apprezzo. Ad esempio già in Canada il diesel non lo espongono quasi mai. Ho riempito un po' di diesel e adesso facciamo anche un po' di benzina per il generatore, perché dato che staremo un po' di giorni da Cade, il meteo così potrebbe servire. Ebbene, abbiamo lasciato la strada di scorrimento veloce. Andiamo in direzione della casa di Cade, ormai ci torniamo quasi a memoria la strada. Ci siamo quasi. Just as the sunrise starts to show, warming up the motorway. You know you felt this way before, but can't recall the time and day. Ormai la riconosciamo. Arrivano i cani. I cani sono già pronti. Eccoli! Ciao! Dai, non più di tanto, ci hanno riconosciuto. Bene, i ragazzi ci hanno fatto un po' di spazio qui, in questa parte esterna, perché in questi giorni probabilmente verrà a piovere. E siccome dobbiamo lavorare dietro, perlomeno se mi avvicino un po', probabilmente potrò lasciare aperto e lavorare nel garage senza dovermi bagnare. Bene ragazzi, ci siamo piazzati. È una situazione simile a quella della Bonatti. Ci entriamo veramente al pelo. Che qua ci siamo entrati. E questa è una grande cosa, perché significa che, dato che domani probabilmente pioverà, poi nei prossimi giorni dovrebbe migliorare, però perlomeno domani posso aprire qua dietro e posso lavorare al garage per fare le modifiche che devo fare prima di fare i buchi per i portelloni che andranno qua. E questo è la grande cosa, lavoro con molta più tranquillità. Ragazzi, Cade ci sta mostrando il nuovo strumento che ha preso, che è la macchina CNC che fa i tagli sul legno in automatico. Guardate, questa è la prima cosa che ha costruito, il desk per il computer. E la macchina è questa, che sta iniziando a imparare ad usarla, ed è magnifica, si possono fare dei lavori pazzeschi. Per chi segue i nostri video, come quella che abbiamo utilizzato in Bonatti e qualche giorno fa qui da lui per tagliare il ferro, questa funziona per il legno uguale. This is how all the joints are. Yeah. Tab slot, so it locks in place, and you know there's no tolerance left, yeah. But it's exact fit. Really, it's just having the right measurements down and knowing what the bit's going to do using those same tabs, and all that's holding this together is glue. Yeah, yeah.
Adesso dobbiamo tirare fuori la nostra antenna per avere internet, ma ci stiamo rendendo conto adesso che non possiamo uscire dalla camera. E quindi dovremo metterlo sul tetto passando da fuori. Senza che tiro fuori la mia, userò questa scala per adesso. Il sole non ci speravamo più di tanto, ma certamente ne avremo ancora meno di quanto ne avevamo avuto l'ultima volta. E quindi generatore. A me queste situazioni così rustiche, così da officina, mi piacciono un casino. Cioè proprio, mi sento proprio la possibilità di fare cose. Te, Luci, ti piacciono queste situazioni? La logistica è un macello, ragazzi. Ragazzi, è freddissimo. Tra l'altro, ragazzi, è partito anche il riscaldamento, perché è freddino. Oh, qua dentro, vai, stiamo bene.